so già che rimpiangerò di averlo aperto, perché ci vorrà un'ora per richiuderlo. Benvenuti in laboratorio, viaggiatori. Cominciamo il vlog. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, e come vedete io sono seduto nel mio studio, la macchina si sta guidando da sola e tutto questo vlog è girato in green screen. Sì, vabbè, magari! Lasciamo stare, perché non uso un green screen dal 2001, è una tecnologia in realtà un pochino più datata di quanto possiate immaginare, anche se quando ho cominciato a usare il green screen ai primi anni 90 tecnicamente più che altro era un blue screen, perché principalmente si usava il fondo blu, poi si è cominciato a utilizzare il fondo verde. L'idea è di avere un fondo di colore neutro che possa essere sostituito dal computer o cancellato dal computer, e quindi utilizzare le immagini al di fuori di questo sfondo per fare qualcos'altro. Prima di parlare un po' più approfonditamente di questo argomento, voglio presentarvi uno youtuber che con il green screen fa delle magie veramente eccezionali. È un pooper, fa delle YouTube poop, e voi subito mi direte: cosa c'entra la YouTube poop con il green screen? La YouTube poop è un montaggio particolare. Sì, ma quando ci inserisci un green screen diventa una YouTube poop in cui il pooper può interagire con i personaggi del film o del cartone animato che viene trattato. E secondo me i risultati sono eccellenti. Non a caso cominciamo con il canale, perché lui è il presidente, lui è Mastercast! Trovate il link del suo canale sul doobly-doo e sulla scheda. Se non lo conoscete, andate e iscrivetevi al suo canale, perché è veramente molto bravo in quello che fa, ed è quello che fa che è veramente molto particolare. Vengo e mi spiego. Come dicevo, lui principalmente fa YTP, YouTube poop, quindi prende dei film, dei cartoni animati e modifica completamente il montaggio per lanciare dei messaggi completamente differenti. Ma la cosa molto bella e molto divertente che fa non è solo questa. Una volta modificato il montaggio, gira delle parti con il green screen di se stesso, e poi si inserisce all'interno di quelle parti veramente molto bene, con molta attenzione per i dettagli, e interagisce con i personaggi del film o del cartone animato che ha puppato, creando delle cose divertentissime. Ora, per darvi un attimo un'idea dei lavori di cui sto parlando, come primo video vi segnalo un montaggio veramente simpatico e in cui si vede molto questo tipo di interazione. Il video è Piton spaccia sass alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, vedete un po' qual è questo suo stile di interagire con i personaggi, questo suo montaggio molto particolare e molto divertente. Ora, parlando dell'interazione di Mastercast con i personaggi del film sottoposto al montaggio, del film o del cartone animato sottoposto alla poop, secondo me l'esempio più simpatico di questo concetto di interazione, in cui ci sono proprio degli sketch veramente divertenti, con personaggi che richiamano l'attenzione di altri personaggi, una cosa che mi ha veramente spaccato dalle risate, è un cartone animato, è Kung Fu Panda, nell'edizione realizzata dal presidente. Infatti sto parlando di Kung Fu Pandemonio. Secondo video che vi segnalo, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, vedrete che è veramente molto divertente. Ma comunque date un'occhiata un po' a tutti i video che ha realizzato Mastercast, perché tutti quanti sono delle perle, proprio fatti veramente, veramente molto bene, uno stile molto particolare di fare YouTube poop che mi è piaciuto tantissimo. Mastercast naturalmente è molto bravo con il green screen, è molto bravo con After Effects, ma parlando di interazione con i personaggi,
è molto bravo anche al di fuori dell'uso degli effetti speciali. Voglio segnalarvi un video su cui non voglio farvi nessuno spoiler. Vi invito comunque ad andare a dargli un'occhiata. Il video che vi segnalo è Pokémonello Go. Non vi dico nulla. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata. Lui è il presidente, lui è Mastercast. Iscrivetevi al suo canale se non l'avete già fatto. È veramente molto bravo, è veramente molto meritevole. E parlando di green screen, che è l'arte in cui Mastercast eccelle, parliamo appunto di green screen. Io non utilizzo un green screen dal 2001, l'ho utilizzato negli anni 90, quando lavoravo in televisione, adesso ho acquistato l'attrezzatura per poter provare a sperimentare con il green screen. Il green screen è molto bello, molto divertente, perché permette di fare delle cose molto potenti, anche se, per esempio, ho notato come un uso sempre più massivo degli effetti speciali digitali, soprattutto nell'ambito cinematografico, porta sempre di più a realizzare dei film in green screen, in tonnellate di green screen. Ci sono film che vengono girati pressoché interamente in green screen. Per esempio, la nuova trilogia Episodio 1, Episodio 2 ed Episodio 3 di Guerre Stellari ha una quantità allucinante di scene che sono state girate in green screen. Gli stessi attori hanno potuto vedere come è venuto il film solo quando è uscito nelle sale, perché tutto quello che hanno fatto era entrare in una stanza verde e recitare su una serie di strumenti verdi. Da una parte certamente migliora molto la resa, la qualità, c'è questo discorso degli effetti speciali. Dall'altra, secondo me, però, l'uso e l'abuso degli effetti speciali, in fondo ne ho parlato, tende ad allontanare un po' da quella che dovrebbe essere l'arte cinematografica, quello che dovrebbe essere realizzare una cosa che sembra più vicina a noi, perché sembra più reale, perché ci sono dei luoghi reali. Ora, io faccio una considerazione velocissima. Non so se avete visto il film Il racconto dei racconti, che è girato qui in Italia, che è girato in una location reale, un castello, adesso non ricordo dove si trova, è secondo me una cosa che è completamente differente da quello che è l'effetto speciale costruito in studio col polistirolo, o quello che è l'effetto speciale costruito in studio sul computer. Per quanto ormai il livello di produzione degli effetti speciali sia arrivato a qualcosa di eccezionale, cioè parliamoci chiaramente, se uno youtuber, un hobbista come Mastercast riesce a inserirsi alla perfezione dentro un film e interagire con i personaggi di quel film, figuratevi che cosa può fare un intero team di effetti speciali. Eppure, non lo so, c'è comunque, secondo me, anche la perdita del fatto che l'uso dei luoghi reali ha una profondità differente, ha una resa differente. Poi, ripeto, sono io che sono un nostalgico, un classicista. Trovo comunque il green screen uno strumento molto potente, uno strumento veramente molto utile per tantissime cose. Eppure, non lo so, secondo me è anche un po' uno strumento controverso, quindi voi che cosa ne pensate? Voi siete youtuber, avete utilizzato o utilizzate un green screen? Nell'ambito cinematografico pensate che l'abuso del green screen danneggi un po' l'arte cinematografica? Oppure pensate che ben venga l'uso del green screen, che permette comunque cose che una volta potevamo solamente sognarci? Non lo so, come sempre parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter, con l'hashtag di DVOTR. Bene, io direi che per oggi ho concluso. Io, come sempre, vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo vlog, che non è stato realizzato in green screen. Sto effettivamente guidando per le strade di Siracusa. Magari un giorno arriverò anche a realizzare un vlog in green screen, ci proveremo. Detto questo, se questo vlog vi è piaciuto, vi ha incuriosito, l'idea del green screen, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, che è verde, o su Telegram, che è blu. Quindi abbiamo di nuovo il discorso del green screen, del blue screen. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo inoltre che se vi iscrivete al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe che io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!